Carissimi, 31esima domenica del tempo ordinario, il Signore ci parla attraverso una pagina del capitolo 23esimo del Vangelo secondo Matteo. Ormai il confronto tra Gesù e i capi del popolo si fa sempre più aspro. Dal capitolo 21 quel confronto polemico diventa qui un'invettiva forte nei confronti contro i capi del popolo. In questo modo sentiamo che si prepara il clima della passione di Gesù, dell'accusa contro Gesù, del suo processo e della condanna. Ciò che Gesù contesta ai capi del popolo è questo atteggiamento ipocrita. Evidentemente è una parola che Matteo riporta non semplicemente per voler fare una cronaca storica di fatti, ma diventa una catechesi per la comunità e noi ascoltiamo questa parola come rivolta a noi, come alla comunità per la quale Matteo scriveva. L'atteggiamento ipocrita consiste in un mostrare altro rispetto a ciò che si è. Non è una questione semplicemente di vanità, questa ostentazione, ma è una questione più profonda, quasi una strumentalizzazione della legge a proprio vantaggio. È ipocrita l'atteggiamento di chi siede sulla cattedra di Mosè, insegna, ma non vive conseguentemente all'insegnamento, non ha una coerenza con ciò che insegna. La legge che regola invece la vita cristiana qual è? È quella del farsi piccolo, del farsi servo, è ancora una volta la scelta dell'ultimo posto. È Gesù Cristo la norma della vita del cristiano. Lui che si è fatto piccolo, si è fatto nostro servitore, è venuto non per essere servito, ma per servire, e cioè dare la vita. Per il cristiano questa è la norma di vita. È evidente che questa è una parola sempre attuale per la tentazione che anche nella comunità c'è di una vanità intesa nel senso che dicevamo, di un voler apparire, di un voler strumentalizzare la propria presunta fedeltà e coerenza, che poi evidentemente se diventa ostentazione e vanità, coerenza non è. Il modello è Gesù Cristo, il suo essersi fatto servo, è questo che il cristiano è chiamato a vivere. E in questo scopriamo ancora una volta qual è la legge interna delle nostre relazioni, la legge interna della comunità. Il farsi servo non è semplicemente un atteggiamento di umiltà, ma è l'atteggiamento di chi dona la vita, è la rivelazione dell'amore. Ed è questo amore che chiediamo al Signore possa diventare davvero l'unica legge del nostro essere comunità. Volendo imparare tutti a liberarci da ogni ipocrisia, da ogni vanagloria che spesso minano dall'interno le nostre comunità, da ogni pensiero che sia diverso da un voler vivere la sapienza del servo Gesù Cristo che ha donato la sua vita per noi.